il titolo di capocannoniere appena conquistato e un'intera stagione per convincere Berzot a portarlo al Mundial di Spagna. Il campionato 1981-82 vede ancora Roberto Pruzzo assoluto protagonista della sfida tra grandi attaccanti. Il bomber di Crocefieschi, o Pruzzo Gol se preferite, vive la stagione della consacrazione. 15 reti, solo 3 sul rigore e 4 doppiette che sono un concentrato di potenza, astuzia e rara determinazione. I primi squilli alla quarta giornata con una doppietta che vale il pareggio con il Torino. Il primo gol d'astuzia, il secondo conferma il perfetto affiatamento con Bruno Conti. Dopo un periodo abbastanza sfortunato, se vogliamo, ho ritrovato il gol. Direi che era solo questione di aspettare. Purtroppo la gente non aspetta, i giornalisti neanche. Comunque io ero assolutamente tranquillo, sicuro che prima o dopo mi sarei sbloccato. Alla quinta giornata è la squadra che lo ha lanciato, il Genoa, a pagare dazio alla fame di gol dell'attaccante giallorosso. Il turno successivo è la Fiorentina di Antognoni, la vittima del cecchino Pruzzo. Perfetto il suo inserimento sul geniale colpo di tacco di Falcao. Ci teneva a segnare il centesimo gol, soprattutto all'Olimpico dove era un po' di tempo che non segnavo. Il baffuto numero 9 giallorosso torna al gol all'ottava giornata e lo fa alla sua maniera, con una doppietta. Prima è bravo a raccogliere e girare a rete l'ennesima bomba su punizione di Di Bartolomei. Ora, sinceramente non so dire se l'ho presa sul fianco, se l'ho presa sulla mano, se è stata una cosa assolutamente involontaria, questo lo posso dire. Poi raddoppia con l'ennesima invenzione di testa. La giornata successiva il calendario propone il confronto con l'Inter a Milano. I nerazzurri vincono 2-1, ma ancora una volta Pruzzo va in rete a San Siro, puntuale e preciso nello stacco di testa. Alla 12ª giornata i due squilli di Pruzzo valgono il 2-0 sul Como. Una botta dal limite e uno splendido gol di testa in tuffo. E il bottino stagionale sale a 9 reti. Con l'arrivo dell'inverno la Roma cala clamorosamente di rendimento e anche Pruzzo si prende una lunga pausa. Abbiamo perso dei giocatori molto validi, quelli che si sentono in campo e sono venuti a mancare quello, manca tutta la squadra. Il ritorno al gol alla 18ª giornata, a ribadire che è lui il leader della classifica, una doppietta che vale il 4-2 sul Cagliari. Pruzzo 11 reti, oggi ha segnato 2 gol, Bertoni 7, Bivi 6. La 12ª rete arriva alla 25ª giornata nel 2-1 di San Siro contro un Milan sempre più spacciato. Nelle ultime giornate i 3 gol di Pruzzo valgono 5 punti d'oro per la Roma. Alla 27ª giornata i giallorossi passano a Como. È tagliato verso il centro, il portiere ha fatto un mezzo passo, ha cercato di buttarsi e ha alzato un pallonetto. Direi che è un gol voluto, anche se c'è un po' di fortuna, c'è un po' di tutto in un gol così. Il turno successivo, il rigore di Pruzzo vale il pareggio col Napoli. La penultima giornata, la rete contro l'Ascoli di Mazzone sancisce il trionfo per la seconda volta consecutiva nella classifica cannonieri. Nonostante l'arrivo degli stranieri, la razza italica degli attaccanti ha retto bene l'urto. Ancora una volta, i tifosi della Curva Sud hanno esultato per il loro bomber. Assai diverso il feeling tra Pruzzo e la nazionale. In nazionale non ho mai fatto gol e questo è uno dei miei cruci più grossi. Insomma, ho segnato tanti gol in Serie A, in Serie B e in nazionale non mi è mai riuscito. Mi auguro che mi si ripresenti l'occasione di poter fare gol anche lì. Pruzzo, il bomber che ha legato gli anni migliori della carriera alla maglia giallorossa.